amici che sono venuti a questa presentazione, io sono bravissimo, sono pessimo in queste cose. E il libro in cui mi sono cimentato mettere insieme un po' di idee nell'ultimo anno, che si intitola Idee in laboratorio. Allora, io per presentare questa prima presentazione qui a Roma ho chiesto a due persone un po' speciali per quanto mi riguarda di aiutarmi a raccontarvela. Le persone un po' speciali sono Ernesto Di Mauro, molti di voi che conoscono, biologo molecolare, uno dei maggiori studiosi internazionali delle origini della vita, insomma tante cose, ma prima di tutto un carissimo amico. La stessa cosa, Eugenio Legaldano è uno dei massimi studiosi di filosofia morale del nostro paese e anche lui è un caro amico. Faccio subito una premessa: nell'introduzione al libro io alla fine dedico questo volume a quello che considero il mio maestro, che è Giovanni Berlinguer. Ecco, aver lavorato con Giovanni, dico, è stato un privilegio per me per molti anni. Tra questi, in questo privilegio c'è stata l'opportunità di conoscere Ernesto e Eugenio. Fa parte di questo privilegio di questi anni, da quel lontano 1993, sono passati 25 anni, in cui li ho conosciuti per la prima volta durante una riunione di quello che allora era il corso di perfezionamento in bioetica della Sapienza, che adesso è stato, per una scelta di vertice, è stato chiuso. Di due rettori fa. E quindi io voglio ringraziarli pubblicamente, perché in 25 anni da loro ho imparato un sacco di cose. Mi fermo qui e iniziamo questa discussione e il primo a parlare è Ernesto Di Mauro. Quando Fabrizio mi ha dato il libro sono stato contentissimo di vedere in forma organizzata 25 anni di discussione, perché avrei quasi potuto non leggerlo, tanto ne abbiamo parlato durante le preparazioni del corso di bioetica, dei corsi di vario, con vario nome. In realtà il libro è soprattutto un lavoro di sintesi, e è densissimo, è tanto denso che non sono in grado di raccontarlo a voce, per cui, contrariamente a quello che faccio di solito, ho cominciato a scrivere e ho preso appunti precisi, che ovviamente comincio e basta qualche minuto per darvi un'idea della densità e dell'interesse del contenuto. Il libro è in tre parti. La prima è molto generale, è sostanzialmente sul fatto che l'etica è qualcosa di reale che cambia continuamente e per la quale bisogna cercare un metodo. Poi il resto del libro è soprattutto la chiosa dei sottotitoli, che è ricerca, responsabilità e diritti, cioè come l'etica possa in qualche modo accompagnarsi alla parola democrazia. E il libro, dicevo, è molto denso e è soprattutto un'analisi critica e storica delle fonti alle quali rifarsi per cercare un quadro etico di riferimento, contando dalla A di Adorno fino alla Z di Zolli. Sono 302 fonti discusse, quindi c'è praticamente un insieme storico di analisi critica di che cosa si intenda per etica.
Allora, il titolo è Etica e laboratorio. Non entro nella discussione di che cosa voglia dire etica, perché questo è un problema ovviamente aperto, come risulta da chi risulterà chiaro a chi legge il libro. Però il laboratorio invece implica ricerca e applicazione, ovvero tutto quello che riguarda l'innovazione, sia in termini tecnici che intellettuali. Ed è quindi particolarmente appropriato che Fabrizio abbia precisato i sottotitoli Ricerca, responsabilità e diritti, a precisare come e in che rapporti i due termini laboratorio ed etica del titolo vadano intesi, in termini cioè di ricerca, responsabilità e diritti appunto, il che è già una presa di posizione etica, cioè l'etica è anche diritto e responsabilità. Allora, il libro già è molto denso, tant'è vero che se per chiosarlo, per cominciare a spiegare, a raccontare a qualcuno di che si parla, basta seguire le prime frasi. Allora, all'inizio Fabrizio dice: la scienza ha risolto problemi teorici e pratici di enorme rilevanza, di enorme rilievo, ma allo stesso tempo essa stessa generare problemi sempre nuovi. Si tratta del kantiano principio di irradiazione dei problemi, secondo il quale la risoluzione di un problema ne genera altri, spesso di sorprendente rilevanza etica ed epistemologica. Per usare le parole dello stesso Kant, ogni risposta data secondo principi sperimentali genera sempre una nuova domanda, che richiede a sua volta una risposta. Il punto chiave di tutta la storia è dunque che con la ricerca i problemi cambiano e che allora anche l'etica che sottende la nuova situazione deve cambiare, deve subito dare risposta ed adattarsi loro. Il problema subito identificato è che lo sviluppo del quadro etico deve accompagnare, deve procedere insieme a e non seguire quello che succede in laboratorio. Ma l'etica, se non è assoluta, che etica è? Esiste un'etica del momento, un'etica diciamo opportunistica? E questo è tanto più vero quanto, dice Fabrizio, l'affermazione kantiana dei nuovi problemi che radiano dalle soluzioni trovate assume un significato particolare se ci soffermiamo a riflettere sugli straordinari avanzamenti nel campo della biologia e della medicina di questi ultimi anni, che si propongono in modo prepotente come laboratorio culturale sia per la verifica sia per la lettura dei processi di riorganizzazione del rapporto tra scienza e società. Si parla molto di etica, in realtà è soprattutto bioetica. Ovviamente l'etica non è scindibile, però parlando di scienza, Fabrizio parla soprattutto dei progressi della biologia, della medicina, della loro applicazione, del rapporto crociato tra applicazione e nuove tecnologie, cioè si parla di vita. Quindi il problema è dall'inizio, proprio dalle prime righe, aperto e ben delineato. Quanto la mia vita riguarda me solo e quanto invece è riconducibile a regole generali e valide per tutti? In che senso, cito Fabrizio, generali e sempre valide? Queste sono le domande che ovviamente è la parte principale dell'esposizione, che le risposte vengono mano a mano, è molto più difficile porre domande chiare, cosa che viene fatta proprio dalla prima pagina. Ma perché viene identificato cosa cambia con il progredire rapido della scienza. Quello che cambia, secondo Fabrizio, direi secondo me, secondo tutti, sono soprattutto i concetti di autonomia e di responsabilità. Allora, parlando della vita, in particolare se la vita è la dimensione che l'essere umano percepisce come più inerente a sé, questa pertinenza, che è quasi un'equazione, ci autorizza in un certo senso a ritenere legittimo il giudizio personale rispetto ad essa. Quindi sembra che l'etica sia personale, non sia generale. Allora, quanto l'etica può essere personale e generalizzata? Ne consegue la difficoltà ad accettare che sia qualcun altro a decidere rispetto a dimensioni tanto umane e personali come la procreazione, la fine della vita e la cura. La domanda che ti porrò poi è: tu usi indifferentemente però la morte e il fine della vita o no? Questo è io, se ne potrà parlare. Allora, autonomia e responsabilità. L'autonomia e responsabilità, che di nuovo la parola etica, sono i concetti definiti e con essi ciò che essere pervaso da questo cambiamento della scienza è la vita privata e di relazione, uno dei terreni principali su cui storicamente si definiscono i processi
di socializzazione in base ai quali è possibile definire i contesti e i rapporti in cui gli esseri umani vivono e agiscono. Essere trasformati sono i concetti di autonomia e responsabilità e con essi ciò che ci consente di riconoscere e definire i confini culturali del corpo, perché ciò che muta in profondità è l'insieme dei riferimenti pratici e simbolici che accompagnano l'intero arco della vita degli individui, dalla generazione alla morte. In particolare, questo libro si sofferma su alcuni nodi tematici propri della riflessione etica come responsabilità, giustizia e diritti. Allora, quindi il libro non è etica in generale, è l'etica della responsabilità, della giustizia e dei diritti, che in qualche modo definisce meglio il campo che ha a che fare con il progresso scientifico, perché se l'etica non è assoluta, questa cambia con le nuove scoperte. Ma allora la mia responsabilità è il principio fondante? E dov'è la giustizia che deve cambiare secondo la scienza? Quindi il problema è sostanzialmente aperto ed è per questo che vengono analizzate 302 fonti di soluzioni date durante l'evoluzione della scienza, proprio perché in realtà non si riesce nemmeno a capire bene in che cosa consista il progresso, perché se qualcosa cambia non è definibile in quanto tale, è qualcosa di sfuggente, cioè la responsabilità rispetto a che cosa? Rispetto a qualcosa che può cambiare. Quindi diciamo, questa fluidità del problema è in realtà la domanda vera che c'è in fondo sotto tutto quello che ha scritto Fabrizio. Quanto la cosa sia problematica è che in realtà se parliamo di bioetica stiamo parlando di vita. Allora che cos'è la vita? Allora il punto centrale di cui anche abbiamo discusso a lungo è che della vita si può dare una descrizione ma è molto difficile darne una definizione. La definizione vera può essere trovata soltanto confrontando tutte le definizioni che sono state formulate. Questo è stato fatto su 127 definizioni con un'analisi di tipo strutturalistico, diciamo la Levi-Strauss, cioè prendendo la frequenza delle parole che ricorrono nelle definizioni stesse, si può arrivare ad un consensus che è la vita è riproduzione con cambiamenti, che in pratica è una definizione che lascia il tempo che trova, cioè la vita non è definibile, è soltanto descrivibile. E la definizione di vita, infatti, dice Fabrizio, è tutt'altro che scontata. Essa dipende innanzitutto dalla nostra capacità di definire i suoi estremi, il principio e la fine, la nascita e la morte, ma anche in prospettiva diacronica ed evolutiva, i suoi predecessori, le diverse forme di vita che hanno preceduto la vita così come la conosciamo, eccetera, eccetera. Allora, la vita, allora questo è forse una dei punti chiave di tutto il ragionamento che viene fatto, non è nient'altro che l'insieme degli organismi che la rappresentano e che ne condividono nel tempo e nello spazio le medesime proprietà. Per comprendere nel loro complesso le implicazioni teoriche di questo cambiamento paradigmatico, infatti la vita non può essere definita, andrebbe utilizzata fino in fondo la lezione dell'evoluzionismo darwiniano, asportandole, come suggerisce Rackers, le acquisizioni anche nel campo dell'etica. Allora, qui si vede il fatto che Fabrizio è un filosofo e che quindi nessuno è perfetto e che quindi lui avrebbe voluto fare il biologo in qualche modo, perché qui parla sostanzialmente di darwinismo, di evoluzionismo, di cambiamento e di neuroscienze, e lo sforzo che si vede è quello di adattare cose che cambiano, il progresso scientifico, a degli schemi in qualche modo eccessivamente definiti. La cosa più interessante, che però in qualche modo è forse il tema del prossimo libro perché ritorna soltanto in un paio di punti, è il concetto di libero arbitrio, che se parliamo di vita e di diritti stiamo sostanzialmente parlando di libero arbitrio. Allora il libero arbitrio pagina 21, se non ricordo male. Che Fabrizio aveva il dettaglio nel DNA, nella genetica, nell'epigenetica, e i caffè che abbiamo preso insieme parlando di epigenetica sono innumerevoli.
la funzione centrale svolta dai meccanismi epigenetici rende sempre più sterile la contrapposizione tra natura e cultura, in quanto i rapporti tra geni, organismo e ambiente sono relazioni reciproche in cui tutti e tre gli elementi sono sia causa sia effetto e il DNA impara e scrive su di sé la propria esperienza e la propria cultura. In altri termini, l'epigenetica può essere considerata una forma di libero arbitrio perché la traccia dei nostri comportamenti, delle nostre scelte individuali e collettive resta nel nostro epigenoma e si trasmette anche se non in modo permanente alle generazioni future. Ora qui, il libero arbitrio può essere la chiave della soluzione etica di un quadro etico che non esiste perché la scienza cambia e quindi è il punto chiave aperto del suo ragionamento. Ora, è ovvio che il libero arbitrio è qualcosa che è di difficilissima definizione perché sarebbe l'applicazione dell'intelligenza individuale. Allora, l'intelligenza individuale richiede una definizione, se vogliamo essere filosoficamente rigorosi. Ma come non c'è la definizione per vita, non c'è la definizione per intelligenza. Allora, per perdere tempo ragionando su queste cose, ho fatto lo stesso ragionamento di tipo strutturalistico che si fa per la parola vita. Cioè prendere le 70 definizioni che ho trovato di intelligenza e vedere qual è il consenso. Allora, intelligenza è la... sono in inglese, quindi per mantenere il rigore, intelligence is the mental, è già mental è 17 su 70, ability 68 su 70, cioè l'intelligenza è la capacità mentale, ma soprattutto capacità, di adattarsi 35 su 70, a nuovi ambienti 34 su 70, per uno scopo, per imparare, per capire 14. Cioè l'intelligenza, la capacità mentale di adattarsi a nuovi ambienti per uno scopo, virgola, per imparare e per capire. Cioè la definizione di intelligenza non è imparare e capire che sono minori, ma è di adattarsi, cioè di sfruttare l'ambiente che c'è intorno. Quindi il libero arbitrio è sostanzialmente la capacità di sopravvivenza. Allora la domanda che si pone sostanzialmente nel libro, noi abbiamo responsabilità e diritti, ma dobbiamo riuscire a capire volta per volta con la nostra intelligenza che ha uno scopo in che cosa dobbiamo esercitare il nostro libero arbitrio. Però questo non so se sei d'accordo, se il libero arbitrio è una componente vera dell'etica individuale. Ora io mi fermo qui perché la seconda e terza parte del libro è qualcosa che, di cui veramente io non mi sento di parlare con nessun tipo di competenza, perché Fabrizio nel resto del libro ci impegna a ridefinire i rapporti tra scienza, politica e società nel secondo capitolo, mentre il terzo capitolo affronta uno dei nodi principali del rapporto tra etica e scienza, cioè il tema della concettualizzazione della salute e del diritto alla salute. Ma dato che non è questo il mio campo, vi invito a scoprire da solo quello che dice Fabrizio. Quindi, secondo me, il problema principale è che porre le domande è molto più importante, ovviamente, che dare le risposte. La domanda che quale sia il rapporto tra libero arbitrio e quindi la nostra capacità morale di essere intelligenti è riducibile al quadro etico di riferimento. Quindi, ti ho messo come risposta qualche domanda, spero tu possa cercare di pensare. Dunque, grazie a Fabrizio Rubo per venire e per avermi fatto venire a discutere. Questo mi sembra un libro che molto pregio, per esempio molto leggibile, chiaro, lineare. Lineare nell'argomentazione e secondo me anche significativo in un panorama generale. Infatti, come scherzavamo prima con Ernesto, un barone, un antibarone, quindi uno potrebbe usare, secondo me è il libro più maturo
di Fabrizio, e nel senso che ovviamente il libro, cioè, quando appunto Ernesto diceva che c'è una sintesi, no? Una, secondo me è proprio maturo, nel senso che riesce a tenere insieme in un discorso che appunto io, che sono un po' fissato in quanto appunto il mio filosofo con la sistematicità, riesce a tenere insieme la chiarezza, la ricchezza tematica con una, a me sembra, discreta sistematicità, e provo a catturare quello che mi sembra il nucleo. Tra l'altro, secondo me è un libro importante, ma non vorrei allargare troppo, anche storicamente un po' per la storia della cultura italiana, perché è come se fosse un libro che risente di due differenti filoni, dato anche la biografia di Fabrizio. Da una parte potremmo dire che risente di un influsso della cultura marxista, e questo influsso della cultura marxista, secondo me, è molto chiaro, dato che l'ottica a cui Rufo guarda i problemi è sempre un'ottica sociale, è sempre un'ottica sociale. E però è svezzato dalla cultura marxista, perché non ha dei problemi etici e dei problemi morali una concezione di vederli come sovrastrutturali, ma invece vede, la distinzione struttura sovrastruttura è stata messa da parte, e quindi il problema è che i problemi etici, i problemi morali, i problemi della bioetica sono i problemi che lo sviluppo della scienza e lo sviluppo della medicina pone alle persone individualmente prese nella nostra società. Quello che mi sembra l'originalità, con la specificità, con la peculiarità del libro di Fabrizio rispetto a quelli che troviamo su questo tipo di questione, è che lui tiene sempre come prevalente, predominante, l'ottica della società, e fa valere continuamente, diciamo che le ottiche sono apparentemente due, ma a me interessa qui sottolineare questa cosa, perché è chiaro che c'è anche l'ottica, secondo me importante, dell'approfondimento di tutti gli strumenti scientifici, quindi diciamo, il libro è molto utile perché sono approfondite tutte le dimensioni scientifiche, quindi per esempio quando si affrontano le questioni della bioparte della bioetica, lui affronta in maniera di persona che sta in una facoltà di scienze naturali, quindi questi problemi li conosce da vicino, quindi affronta il problema della vita, il problema della morte, il problema dei trapianti, il problema delle neuroscienze, e quindi c'è sempre un'attenzione, e poi il problema del cambiamento della medicina, c'è sempre un'attenzione, direi, analitica e di dettaglio, una conoscenza e un approfondimento molto forte della specificità scientifica delle questioni etiche di fronte ai quali ci si trova. Quindi questo è un aspetto. Però secondo me l'aspetto più interessante è che tutte le questioni bioetiche vengono sempre viste come questioni che hanno una ricaduta un po' in fondo anche la situazione di Kant, è un po' come se dicesse questo: guardate che sì, sono questioni individuali, però poi bisogna badare al contesto sociale, alle ricadute sociali, e questo contesto sociale, questa ricaduta sociale, però non è vista in modo statico. Ma mi sembra che il suo libro è interessante proprio perché una volta aperto questo versante, tutte le questioni, quindi le questioni di cosa fare alla fine della vita, le questioni di cosa fare sulle cure che sono curate dagli sviluppi della genetica, bisogna però poi vedere tutte queste questioni
vedendo le persone che coinvolgono la società. E allora mi sembra che la cosa importante è che lui qui non si ferma e dice sì sì, ma in realtà dice beh, e allora questa società qual è il versante sociale di questa questione? Lui mi sembra che si esponga come nel terzo capitolo, articolano mi sembra molto chiaramente le ricadute nell'avvenimento della nostra società che questi, come dire, il modo in cui il verso sociale e politico delle questioni bioetiche che sono individuali e personali. E il verso sociale e politico però è strettamente connesso con il verso personale. E infatti nel secondo e nel terzo libro vediamo che c'è un verso politico-sociale. Il verso politico-sociale, che secondo me viene affrontato ancora molto chiaramente, è quello che richiede che noi cambiamo radicalmente, così come abbiamo realizzato l'autonomia sul piano individuale, quindi secondo me l'etica dei diritti vuole la sua, con facendo valere diritti di autodeterminazione per quello che riguarda, per quello che riguarda le questioni di fine vita, per quello che riguarda la cura, eccetera, eccetera. Noi, ugualmente, noi dobbiamo far valere una trasformazione radicale del rapporto fra scienza e società, fra scienza e persone e cittadini, e quindi naturalmente tutta la seconda parte fa valere il principio della necessità di quella che è una trasformazione, se vogliamo, illuministica, ma in senso non dell'ingegneria sociale che ovviamente dice se non funziona, ma nel senso che quello che è accaduto, la trasformazione della scienza, richiedono che ci sia una democratizzazione della produzione della scienza, che quindi ci sia un diritto, quindi ripeto, secondo me la sua è dei diritti, il diritto alla conoscenza, e quindi per avere il diritto alla conoscenza, tra l'altro lui deve riuscire a mantenere il secondo capitolo, che è un capitolo in cui, secondo me, sviluppa appieno, usando anche, come diceva prima di Mauro, usando la letteratura in maniera saggia, per esempio, riprendendo tutta la filosofia pragmatista, Dio, eccetera. Il problema è che questo diritto alla conoscenza per tutti i cittadini comporta che tu devi considerare in maniera diversa la ricerca scientifica, cioè la ricerca scientifica deve essere sensibile alla partecipazione dei cittadini. Questa cosa qui però deve avvenire senza sminuire il fatto che poi però la ricerca scientifica deve avere una sua autorevolezza, come peraltro anche la medicina seria scientifica deve avere una sua autorevolezza. Quindi è vero che i laboratori si devono aprire alla cittadinanza, però nello stesso tempo e devono riuscire a comunicare con la cittadinanza, quindi per esempio sul piano generale, sociale, è importante non certo dare delle leggi in cui si fanno valere le nuove realizzazioni della scienza in maniera dall'alto ai cittadini, ma piuttosto, lo dice molto chiaramente, lo spiega, è ovvio, formare i cittadini a conoscere la scienza. E poi quello che è importante è che i cittadini devono, gli scienziati, i cittadini, per i metodi, per il modo in cui si comunicano i risultati, devono operare insieme, i cittadini non devono sentire estranei dall'alto. Questa cosa qui è un deve, ma non è un deve, perché è una realtà. Probabilmente le democrazie che non sono permeate da sapere scientifico non funzionano. Abbiamo la Cina, ma quella è un'altra cosa, non è democrazia, quella è un'altra cosa, ci sta il mercato casomai. Possono reggere democrazie legate alla negazione dei diritti individuali, forse, ma centrate sull'economia, ma se sono centrate sul riconoscimento dell'autonomia, la scienza è fondamentale, la scienza è la struttura importante della cittadinanza, e questo secondo me non è che
ma proprio argomenta, così come nella terza parte, diversamente, secondo me, in modo molto efficace, forse ovviamente io mi ho preparato a leggere, ma poi eventualmente lo facciamo dopo, ci sono molti sviluppi analitici, molta ricchezza, molta capacità di portare dentro discussioni e dibattiti senza aggravare il testo. Nell'ultima parte il punto è questa trasformazione che stiamo vivendo a causa degli sviluppi della scienza hanno una ricaduta sociale e comportano una trasformazione del rapporto tra cittadini e scienziati, quindi si comportano il diritto alla conoscenza e la democratizzazione della scienza, ma non diversamente queste trasformazioni comportano è un dover essere, è una cosa normativa, ma non funzionano le società che non seguono queste strade, per esempio sulla questione della salute, ma su, è chiaro che la questione della salute implica necessariamente la questione di una equità di trattamento di tutti i cittadini di fronte al diritto che i cittadini hanno alla salute, e qui anche Fabrizio analizza bene cosa vuol dire salute, come chiedo ci sta sia qui come nel capitolo precedente sui trapianti, c'è sempre il sapere di Giovanni Berlinguer, quindi è un libro ricco di esperienze, ricco di concreto, e quindi quello che riguarda la salute è importante perché l'equità della salute, e quindi c'è tutta quest'ultima parte in cui c'è il diritto alla salute, quindi sempre diritti, e far valere per esempio quello che vediamo, forse spero farà esplodere definitivamente l'ordine americano, cercare di far valere negazioni o limitazioni di diritti alla salute, oppure non capire nella vecchia Europa che il diritto alla salute è un diritto che se ci siamo guadagnato lo dobbiamo difendere, è un errore etico, un errore storico, un errore che appunto ci fa vedere la continuità tra etica, politica, medicina, eccetera, e la trasformazione, questo come fa Fabrizio Rufo, secondo me consolida. Quindi è come se fosse un libro il quale appunto ci aiuta a individuare bene qual è la trama principale della vita della società che stiamo vivendo, e ci aiuta a non distrarci e non perdere di vista quello che è importante. Dopo questi due interventi in realtà potremmo finire qui, diciamo. No, rispondi. Allora, le questioni che Ernesto e Eugenio hanno posto sono i nodi del volume. Nella prima parte, quella che Ernesto ha più analizzato, c'è questo tentativo di riflettere, cioè non è possibile, più possibile bypassare il fatto che la ricerca scientifica, le acquisizioni costanti, crescenti, quotidiane, potete dire, della ricerca scientifica nel campo della biomedicina, costantemente trasformano il quadro etico di riferimento, ma trasformano anche le modalità con cui i ricercatori oggi devono costruire quella che tu hai chiamato la propria etica della ricerca. Cioè, quei alcuni quadri che sembrano consolidati, su cui si fa l'attività di laboratorio, in realtà spesso cambiano nel giro di poche settimane, cioè se uno pensa dalla riapertura di settembre con cui abbiamo ripreso, chi sta in laboratorio ha ripreso il lavoro, ad oggi il susseguirsi di cambiamenti, l'ultimo 10 giorni fa un ovulo progettato in laboratorio, cioè ci siamo accapigliati per anni intorno al tema della
gli ovuli, di chi sono, come sono, no? E ad un tratto un lavoro scientifico ci dice, ne abbiamo costruito, passatemi il termine, un laboratorio. Quindi totalmente un decennio di discussioni viene spazzato via nell'arco di una giornata, per non parlare del tutta la partita che sta dietro all'editing del genoma, con le sue progressive trasformazioni e affinamenti, dove anche qui un dibattito italiano intorno a questi temi, penso al caso italiano, che non si rende conto che spesso ragiona quasi in termini di archeologia scientifica, cioè noi stiamo ancora a discutere quasi sul DNA ricombinante di metà anni 70, primi anni 80, siamo dentro un'altra fase che ha cambiato totalmente le domande, diciamo così, i quesiti etici che stanno dietro il tema, diciamo, all'etica della responsabilità del ricercatore. Quindi da questo punto di vista io sono totalmente d'accordo. Tanto è vero che la prima frase dice questo, la prima frase del irraggiamento dei problemi. Questo qui, certo, e soprattutto la cosa che sorprende è l'accelerazione. Allora, se io trovo un limite, lo passeranno qui gli amici, ce ne sono un sacco di amici biologi, vedo un limite nel loro agire che spesso, secondo me, non vogliono accorgersi di questa rapidità del cambiamento. Perché significa appunto mutare la propria etica della responsabilità all'interno del laboratorio. Quindi in qualche modo si ritirano, si arroccano su posizioni consolidate perché sono in qualche modo rassicuranti anche per loro, no? Cioè il cambiamento costante significa anche relazionarsi in modo diverso anche all'interno della stessa comunità dei ricercatori. Mentre invece diciamo un quadro fermo, statico, è rassicurante. Quindi questo a me sembra una cosa che io colgo da questo osservatorio privilegiato, quello di essere, diciamo, un filosofo, uno storico che da sempre lavora dentro una facoltà di scienze. Cioè chiaramente un osservatorio privilegiato, cioè un occhio diretto nelle discussioni, nell'attività di lavoro, ma anche del tipo di studenti, cioè gli studenti biologi o biotecnologi, la prima diapositiva del mio corso è: guardate, in questo corso non si danno risposte, questo corso tenta di, diciamo, di spingervi a porvi delle domande, a costruire delle domande. E questa cosa, quelli che restano sempre più numerosi, questa cosa, diciamo così, mi fa piacere, li spiazza un po', perché come? Io sono venuto qui e cercavo qualcuno in grado di darmi delle risposte definitive, rassicuranti, con cui io posso fare il mio lavoro al bancone senza troppi problemi. Quindi, diciamo, già il giovane biomedico, bioscienziato in erba si muove con questo spirito. Poi l'altra domanda è: se io utilizzo morte o fine vita, questo è un punto interessante, sì, in qualche modo io li utilizzo in modo intercambiabile, per così dire. Però non so, tu non sei. Lo sono. Come? Lo sono. Problemi di fine vita forse sono più ampi. Per venire invece alla nota di, diciamo, alle notazioni di Eugenio Le Caldano, indubbiamente, diciamo, l'influenza la mia nascita da marxista, culturalmente parlando, c'è, è dubbia, e sta dentro questo riferimento. Eugenio l'ha accolto in modo netto. Il mio riferimento è
la centralità sì dell'individuo, ma questo individuo è un individuo che sta dentro una, un sistema sociale, si rapporta con altri individui, non è una sorta di isolato che si muove senza avere interazioni, no, è questo individuo sociale e in questo senso la centralità della società è per me fondamentale, è talmente fondamentale a mio avviso in modo particolare in quello, io sono, diciamo, nei vari capitoli sono legato, anche perché è quello su cui ho lavorato di più in questi ultimi anni, al secondo capitolo, no? Perché mi è sembrato un po' una cerniera fra i temi della bioetica in senso stretto e quelli relativi ai temi della salute, che sono un po', diciamo, il mio passato, quello con cui ho iniziato a lavorare. Qui un po' mi posso riallacciare alle cose che dicevo poco fa, la necessità di una ridefinizione avanzata del rapporto tra scienza e società, che io vedo come un elemento ineludibile, cioè il tema non è la messa in discussione del metodo, cioè il metodo scientifico è quello. Quello su cui io vedo anche in questo caso un arroccamento, lo vedo come un arroccamento pericoloso perché poi lascia spazio invece all'antiscienza, alla pseudoscienza, alla cialtroneria, a un tanto al chilo, passatemi il termine. Quello che la messa in discussione non è il metodo, ma quello che a me sembra emergere in una società democratica in cui si dispiega con sempre maggiore forza il nesso democrazia-libertà, che non può essere un po' alla carta, cioè nel momento in cui si dispiega questo nesso va a incidere su tutta una serie di ambiti, non è che possiamo pensare come una sorta, gli economisti la chiamano statica comparata, cioè si ferma dove ci piace a noi, no, è nel momento in cui questo binomio democrazia e libertà si espande completamente, va a lambire anche ambiti in cui per decenni, forse secoli, ha funzionato una sorta di ingegneria sociale. Io cito un lavoro di Ralph Dahrendorf, in tempi non sospetti, di Ralph Dahrendorf, fine anni 60, in tempi non sospetti, criticava quello che chiamava illuminismo applicato, cioè mettendo in discussione il modello del rapporto tra scienza e società statunitense. Ralph Dahrendorf, 1967. Diceva, questo meccanismo qui rischia di cortocircuitare. Bisogna trovare meccanismi che evitano questo cortocircuito. Ecco, a me sembra che quel cortocircuito si sia messo in moto e per superarlo quello che è necessario è un contatto, una interazione sempre più forte fra, io quelli nel testo parlo di esperti e non esperti. Mi sembra questo un passaggio decisivo, ma nella chiave proprio di togliere spazio invece a chi ha come scopo la messa in discussione del metodo in quanto tale, che è un'altra cosa. In questa, anche qui Eugenio ha colto il tema della salute per certi versi è un po' paradigmatico di tutte le cose che vi ho detto fino adesso, perché nel cambiamento, diciamo, della concezione della salute rientrano gli sviluppi nel campo della ricerca scientifica, dove è uno degli ambiti in cui la ricerca scientifica in ambito di bioscienze cambia totalmente radicalmente lo scenario
se uno prende un manuale di inizio Novecento e lo paragona con quello di un giovane studente che fa i corsi fondamentali nel 2018, fa impressione notare il quadro di crescente di acquisizione che in un tempo brevissimo nel campo della biomedicina noi abbiamo, e come questo cambiamento influenza radicalmente la possibilità, ad esempio, di cura. Tutto questo però ha ha la necessità di sposarsi con quel tema che è appunto, sta qui quella radice, quel riferimento alle mie origini di cui parlava Eugenio De Caldano, con il tema dell'equità. Cioè, come innestare questa trasformazione scientifica e tecnologica che è in grado di cambiare radicalmente in meglio le nostre vite e nel campo della salute di aumentare i livelli di salute con un sistema che sia equo e non sia un privilegio di pochi. Ecco, questo mi sembra essere l'altro grande discrimine, cioè è un po' quella che, per citare ancora Giovanni Berlinguer, lui faceva questa distinzione fra bioetica quotidiana e bioetica di frontiera. Cioè, guardate, non possiamo solo analizzare la frontiera della ricerca scientifica, quella è fondamentale, importante, però non dimentichiamoci mai di come questa frontiera poi in qualche modo si riversa o no nella vita quotidiana delle persone, e ad esempio la possibilità di accesso ad un sistema sanitario è un tipico esempio di questa bioetica quotidiana. Ecco, io mi fermo qui, e se Ernesto e Eugenio vogliono fare qualche altra puntualizzazione, benvenuto. No, cioè del discorso della responsabilità individuale, quella è qualcosa che comincia all'inizio. E come Battista Sfuggio, il problema è che la responsabilità individuale cambia secondo il progresso scientifico, no, perché questo è il punto aperto della ricerca che fai. Cioè, il progresso scientifico modifica il nostro quadro etico giorno per giorno, in realtà non ce ne accorgiamo quasi, però siamo, la nostra volontà cambia o no? No, perché noi siamo aristotelici, anche se non vogliamo essere. Cioè, il tavolino ha quattro gambe, sono quattro gambe, il mondo da una destra, una sinistra, un alto e un basso, ma in realtà cambiando la scienza continuamente cambiano i nostri punti di riferimento. Quindi l'individuo quanto conta nel definire il quadro etico generale? Cioè, la mia responsabilità qual è? Quindi questa è una domanda che cominci in qualche modo ad accennare come problema, però forse vale la pena scrivere un secondo me. Cioè, la tua definizione di libero arbitrio. No, io non ho niente da dire, tranne auspicare, anch'io che seguo molti altri, io auspico solo questo, non ho nulla da dire. La tua domanda è una domanda buona per i prossimi 20 anni, più o meno, per studiare e scrivere per i prossimi 20 anni. Se c'è una, se la responsabilità individuale, dimmi se ho colto bene il punto, la responsabilità individuale muta insieme alla responsabilità collettiva? Sì, certo. A che cosa devi rispondere tu come individuo rispetto alla società? Cautelo con un altro libro. Allora, oltre al prossimo libro,
una risposta potrebbe essere che in realtà, cioè, è implicito, cioè il cambiamento, come tu dici, non ce ne accorgiamo, però al di là delle resistenze, però sono appunto tali, cioè sono resistenze che poi sono, come dire, nessuna fortezza inespugnabile, come diceva Clausewitz, no? Quindi tu puoi resistere, ti arrocchi, ma poi prima o poi quel cambiamento, magari in modo che tu, anche se resisti, ti arriva addosso. Quindi, come potremmo dire, il cambiamento c'è, in alcuni c'è una consapevolezza di questo e quindi un mutamento del proprio atteggiamento etico, ad esempio il comprendere che c'è la necessità di aprirsi verso, in modo in cui lo dicevo, verso la società da parte, virgolette, dell'esperto. In altri casi invece c'è il io ho ragione, io semplicemente ho ragione, è quello, in realtà il meccanismo è abbastanza, diciamo, è stato già studiato, no? Il tema di quello che i sociologi della scienza chiamano il modello del deficit. Cioè, molto semplicemente la risposta è: questi sono ignoranti, non ci perdo tempo. E non ci perderci tempo perché non sanno, e quindi è praticamente inutile perdere tempo in un tipo di spiegazione. Per cui il problema viene ridotto a un problema di comunicazione della scienza. Allora, quelli che criticano il modello del deficit semplicemente ti rispondono: guarda, che vuol dire comunicare? Innanzitutto, nel momento in cui trasferisci informazione, questa idea presuppone anche in questo caso una controparte statica, per cui quelli che stanno dall'altra parte sono tutti uguali, mentre invece non è così. Cioè, quella comunicazione che arriva dall'altra parte riceve tante risposte differenti, come sono diverse le persone che stanno dall'altra parte. Quindi questa modalità non funziona. Non so se ho risposto alla parte della domanda. È in modo democratico. In modo democratico risposto, mi tocca un altro. Allora, a questo punto non so se forse abbiamo 5 minuti, se qualcuno di voi è interessato a porre le domande, in primo luogo ad Ernesto, ad Eugenio e a me, siamo qui, insomma. Posso? Eccellente serata prima di tutto, e grazie per l'invito. Volevo domandarvi, in particolare al professor Eugenio Peraldano, e a suo avviso la carenza di propensione all'accettazione sia maggiormente riferimento all'accettazione dell'innovazione tecnologica o del progresso scientifico in generale, non riferito a specifici artefatti tecnologici. Grazie. Io rispondo dicendo che no, secondo me le cose tecnologiche in genere vengono accettate quasi a scatola chiusa, spesso, sì, però quello che riesco a vedere, si accettano a scatola chiusa. Quello che poi forse invece non, per cui la rifiuto della tecnologia, che pure non è tanto così spesso espresso, è un rifiuto che viene dopo. Non quando arriva il cellulare, arriva qualsiasi tipo, non so, cellulare o qualsiasi tipo di innovazione tecnologica, l'impressione è che l'accettazione sia abbastanza, beh sì, è comodo, facciamo, eccetera. Però può darsi che sbaglio, io non sono uno di queste competenze di queste cose. Poi dopo però invece il rifiuto è un rifiuto, cioè, in una fase riflessiva. Di fronte alla novità, molto spesso io ho l'impressione che
dire un po' volgarmente, mi scuserà, la gente si butta, c'è una novità, la televisione, la registrazione dei film, di tutte le novità, insomma la gente poi l'accetta, no? Quindi non mi sembra che il rifiuto sia nel frutto della tecnologia. Le innovazioni tecnologiche spesso si presentano, almeno quelle che poi si diventano popolari, si presentano come qualcosa che effettivamente facilitano, aiuta la macchina, insomma, io ho l'impressione che poi dopo, in una elaborazione più riflessiva, possono le ricadute però di questo entusiasmo, eccetera, spesso sono quelle che suscitano un rifiuto specifico nei confronti delle tecnologie che poi in una prima fase invece si sono accettate. Sì, poi naturalmente è chiaro che i robot, per esempio, no? Io non so come andrà a finire, ma questa cosa dei robot che poi si riesca a bloccare, no, e che venga imposta, neanche, temo che venga proprio accettata. Poi dopo è possibile che in seconda fase c'è questa fase, c'è un rifiuto eccetera, e si vede gli elementi negativi, caduchi, le conseguenze non volute di queste cose, e per cui poi si attaccano questa tecnologia che produce strumenti che sono, che ci rovinano la vita, però poi la gente si butta, quindi è una cosa successiva, dove forse uno potrebbe pensare, se vuole essere ottimista, che c'è una fase di decantazione, poi c'è una fase di critica, di decantazione, eccetera, anche perché queste tecnologie poi è difficile buttarle via, è difficile, una volta che si sono introdotte nella vita sociale delle persone, non solo le nostre, perché se voi vedete le tecnologie se valgono poi curiosamente, valgono per il, adesso dicono marcianate, il terrorista dell'ISIS usa il cellulare come lo usano i ricchi londinesi, eccetera, cioè lo usano, viene usato. Quindi per esempio tra per esempio anche le differenze culturali non ci sono mica tanto poi di fronte alle innovazioni tecnologiche. Poi però queste innovazioni tecnologiche hanno ricadute in parte negative, cioè, a quel punto effettivamente c'è una reazione. Uno potrebbe pensare, essendo ottimista, che a quel punto c'è un po' di selezione, c'è un po' di cose, per cui poi in effetti si accettano quello che effettivamente fanno progredire la specie umana. Quelle che invece non fanno progredire la specie umana, ci dovrebbe essere, forse c'è, una presa di distanza. Poniamo questa questione il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, in effetti poi è possibile che se la specie umana sopravvive, non è che le tecniche vengono azzerate, ma le tecniche vengono inglobate, limitate e vengono corrette, e quindi poi forse c'è un progresso scientifico. Però lei mi ha fatto una domanda, io è la prima volta che provo a rispondere a una domanda del genere. La ringrazio, ma non so quanto sia giusta la risposta. Se non ci sono altri, richieste di... Io avrei dei dubbi sul libero arbitrio, cioè che sono qui poi, se no poi devo dirlo. Nel senso che questa questione del libero arbitrio, io forse Ernesto si ricorderà, che forse l'ho sollevato, perché anche con Ernesto si fanno delle discussioni molto lunghe che poi appunto sono io, però dare per scontato che si capisce, non solo che si capisca cos'è il libero arbitrio, ma che siamo legittimati ad usare la nozione di libero arbitrio, non sarei d'accordo, perché sempre il mio buon David, cioè David Hume, ci sono due sezioni del trattato intitolate sulle questioni di libertà e necessità, e lui diceva che la nozione di libero arbitrio era la nozione di cui con cui i teologi che dovevano riuscire a trovare uno spazio per l'arrivo della grazia divina cercavano di non spiegare la condotta umana, e quindi inserivano improvvisamente il libero arbitrio come un evento che si introduce e rompe tutte le relazioni
di connessione. E lui diceva, ma non esiste assolutamente una palla, è una balla, non c'è il libero arbitrio. Nessuna azione che io faccio, e nessuna azione che facciamo noi, è caratterizzata dal fatto che noi interrompiamo completamente la catena causale. Quindi il libero arbitrio è una nozione che fa parte del linguaggio teologico e che presuppone appunto di inserire una libertà come inizio, cominciamento completo della serie causale successiva, che è stata inventata dai teologi che dovevano giustificare l'arrivo della grazia, per cui non c'è. Questo secondo Hume, ma anche secondo te? Siamo completamente determinati. La Chiesa cattolica, l'unico principio vero è che cerca l'intenzione. Uno è condannato all'inferno per l'intenzione, non per quello che fa. Manco ci sono l'intenzione. Manco l'intenzione. La Chiesa cattolica, sapete, voi forse sapete come la penso io, però. Ecco, allora, cioè io faccio una cosa, ma la decisione è stata presa prima da un, però sempre da qualcosa che sta qui dentro. Qui c'è una molla che è responsabile, vero? Sì, sì. Dipende da qualcosa che certamente. Però non sono né il libero arbitrio, le intenzioni saranno le nostre azioni. Va bene, però questo poi è un'altra discussione. Quando tu fai questo libro. Vabbè, posso assicurare che questa interessantissima discussione procede da almeno 20 anni, ecco, quindi, e per fortuna, quindi è una discussione stata, quando vi ho detto all'inizio che ho avuto questo privilegio, perché in queste riunioni ad un tratto le riunioni, quelle di tipo burocratico, le peggiori che avete visto, in realtà sfociavano in questi straordinari duetti con cui noi più giovani, diciamo, stavamo lì, io questa sera ho fatto rigorosamente ancora questa cosa, ad ascoltare, perché si imparavano un sacco di cose. Allora, che vi dico, grazie a Eugenio e Ernesto, grazie a tutti voi per questa serata. Grazie. Grazie.